Adesso presentiamo la fine del progetto, cioè tutte le attività che abbiamo svolto insieme con i ragazzi. Bisogna dire che noi avevamo già dall'anno scorso, abbiamo fatto una manifestazione al comune, alla sala del comune, in cui in base a un bando di idee che avevamo promosso fra tutte le scuole superiori di Salerno è stato scelto un progetto che è questo qui dell'Istituto Virtuoso, perché era l'unico che prevedeva una vera integrazione fra gli anziani e i giovani. E in che modo? In che modo? Infatti il progetto prevedeva due gruppi di lavoro misti, 10 ragazzi e 10 anziani, che insieme un gruppo enogastronomico che raccogliesse le vecchie ricette della tradizione salernitana e poi, che poi abbiamo rivisitato e realizzato in cucina tutti quanti insieme. Quindi prima il racconto delle storie, dei ricordi legati a questi cibi e poi la realizzazione di questi cibi. Il secondo gruppo invece era un gruppo turistico, in cui abbiamo cercato di nel centro storico di Salerno di visitare o rivisitare ambienti, piazze, fontane, palazzi che sono poco conosciuti. In effetti loro del centro storico conoscevano molto poco, anche quelle cose più note, siccome molti ragazzi non sono di Salerno, sono della provincia, quindi li hanno visitati. E anche lì è stato fatto in un duplice tempo. Nella prima fase gli anziani hanno raccontato, perché molti abitavano proprio nella zona, quindi hanno raccontato i loro ricordi della vita più recente e la storia del passato di questi monumenti. E poi invece i ragazzi su internet hanno cercato le notizie, hanno fatto i filmati, hanno fatto le interviste e alla fine oggi presentiamo questi due prodotti, che è un video ricettario e un audio guida in italiano e in inglese. Una perfetta integrazione fra le persone anziane e gli studenti, un progetto che ha rivisitato i luoghi storici di Salerno e ha consentito a molti studenti di viverli, di appropriarsene. Effettivamente i valori aggiunti di questo progetto sono numerosi, che da un lato c'è stata questa riscoperta dei luoghi storici e anche delle tradizioni enogastronomiche antiche di Salerno da parte di questi studenti che sono poi millennials, quindi sono ragazzi che sono arrivati veramente quando lo scorso millennio è tramontato. Dall'altro il rapporto intergenerazionale che ha consentito sia ai ragazzi di confrontarsi con i giovani, sia ai ragazzi di confrontarsi con gli anziani, sia agli anziani di riscoprire nei giovani poi delle competenze, delle capacità interessanti, perché c'è questa grande diffidenza, questa mancanza di dialogo. Allora superare anche la differenza di linguaggio è stato importante, è stato fatto sotto il profilo operativo e devo dire che poi i due gruppi di 10 studenti e 10 anziani dei due percorsi, le vie dell'acqua e quella delle antiche ricette gastronomiche, hanno funzionato egregiamente, c'è stata una crescita reciproca. Quanti studenti hanno partecipato? Hanno partecipato 20 studenti e 20 anziani divisi in due gruppi, come dicevo prima, uno il settore enogastronomico e uno il settore turistico, e si sono integrati, quindi gli anziani hanno acquisito la certificazione per stare nei laboratori di enogastronomia e quindi hanno conseguito in tarda età però il certificato di alimentarista. I giovani hanno imparato ad ascoltare e a tradurre i racconti degli anziani in immagini e in ricette, oltre che in luoghi visitati. Pensate di riproporre l'iniziativa? Sicuramente, con Anteas abbiamo stabilito un rapporto molto saldo. Penso che già quest'estate avremo modo di riproporre almeno i contenuti essenziali di questo progetto nell'area multifunzionale che stiamo allestendo presso la sede succursale della Scuola Barra, che avrà una serie di attività culturali e ricreative nei mesi di luglio e agosto. Quindi una serata sarà dedicata a questo progetto. Un progetto di integrazione fra anziani e giovani, non è il primo, non sarà l'ultimo, ma questo è proprio vincente.
Sì, credo proprio di sì. Poi i rapporti tra generazioni io credo siano alla base di ogni società. E questo progetto favorisce la conoscenza e la condivisione tra giovani e anziani. E credo che sia molto importante perché in questo modo si possono conoscere le forze e le debolezze dell'uno e dell'altro, rispettarle e farne un buon uso di questa di queste conoscenze. Perché si insegna ai giovani che non c'è età per apprendere. Assolutamente, poi Anteas è maestra in questo, veramente sempre attiva come associazione, per cui veramente un bel esempio, non c'è età assolutamente. Credo che le idee innovative, i giovani possono essere d'aiuto e di integrazione a quello che già fanno tante associazioni, in questo caso l'Anteas, ma normalmente le persone di un non più giovani. E viceversa, i non più giovani possono essere con la loro esperienza di supporto e di guida in ogni caso ai giovani. Cosa significa questo impegno del sindacato per i ragazzi? Ma noi siamo molto orgogliosi di questa iniziativa perché è un premio intitolato ad Alberto Sacco, che è stato un dirigente storico della CISL di Salerno e nei momenti di maggiore difficoltà per il sindacato ha aiutato a costruire quello che abbiamo oggi. Personalmente, come donna di scuola, sono molto ma molto orgogliosa di questa iniziativa perché coinvolge giovani, perché crea commistione tra anziani e giovani e solamente attraverso, e modernità ci può essere solamente attraverso la trasmissione della memoria, questa commistione tra esperienza degli anziani e entusiasmo dei giovani non può che portare maggiore entusiasmo e maggiore e aria nuova anche nel sindacato.